tornata in rosso è tutta la regione del Darfur, che poi è divisa in nord, west e sud Darfur. Noi lavoriamo nel nord Darfur. Abbiamo fatto questa scelta quando siamo andati di lavorare con zone rurali, zone remote, sono zone desertiche o semidesertiche, che sono continuamente soggette a bombardamenti, a razzie. E questa scelta è stata quella di aiutare queste popolazioni che non sono potute andare nei campi profughi o che non hanno voluto andare, non hanno voluto abbandonare le loro case, le loro terre, che sono l'unica cosa che hanno, ma che difficilmente, proprio per queste condizioni geografiche, non solo, comunque di guerra naturalmente, riescono ad essere raggiunte dagli aiuti umanitari. E per queste comunità l'agricoltura di sussistenza e l'allevamento sono alla base dell'economia di queste comunità rurali. L'agricoltura di sussistenza, praticamente coltivazioni cerealicole di miglio, sorgo, che sono coltivazioni che si adattano a climi aridi, e per l'allevamento, soprattutto nelle aree dove abbiamo lavorato noi, dove ha lavorato Roberto, ovini e caprini, allevamenti. Poi andando più al nord, spingendosi ancora più al nord, siamo nel pieno deserto del Sahara, e quindi ci sono grosse mandrie di cammelli con popolazioni nomadi. Ci siamo specializzati in Sudan in due settori, fondamentalmente la sicurezza alimentare e l'approvvigionamento idrico, a cui affianchiamo la gestione dei servizi igienico-sanitari. E lavoriamo in Sudan, il lavoro è una collaborazione tra personale internazionale